Il dovere di informare e il diritto di essere informati in maniera corretta e pluralistica sono le due facce della stessa medaglia, oggetto della mobilitazione nazionale dei giornalisti che manifestano per la dignità, il lavoro, la libertà di stampa e la salvaguardia dell'INPGI, l'Istituto Nazionale di Previdenza della categoria. Per accendere i riflettori sul tema, questa mattina in Piazza Italia a Pescara c'era anche un presidio di giornalisti abruzzesi, di cui si è fatto portavoce Ezio Cerasi, segretario del sindacato dei giornalisti abruzzesi. Una mobilitazione che riporta in piazza nuovamente i giornalisti in Italia dopo la manifestazione che c'è stata il 20 maggio davanti a Montecitorio. Vogliamo aprire una vera e propria vertenza sull'informazione per tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati. Il mondo dell'informazione continua a vivere un lungo periodo di crisi come tanti altri settori. Abbiamo un precariato dilagante, c'è uno sfruttamento attraverso l'uso sconsiderato dei co.co.co. che determina una condizione mascherata di sfruttamento. Con tutto il rispetto possiamo dire che nell'informazione purtroppo ci sono i rider dell'informazione, ci sono i braccianti delle informazioni, colleghi che vengono pagati 5 euro a pezzo. E poi soprattutto c'è la crisi che ormai dura da diversi anni e che attende delle risposte dell'INPGI, dell'ente previdenziale dei giornalisti. Noi abbiamo pagato in 10 anni 500 milioni di cassa integrazione e questi ammortizzatori sociali vengono finanziati dai contributi dei giornalisti attivi. È completamente diversa la norma rispetto a quella dell'INPS. Quindi noi chiediamo al governo Draghi di aprire una vertenza ad ampio spettro, dalla difesa dell'INPGI per poter risanare e portare in equilibrio l'ente di previdenza dei giornalisti, al problema del precariato, alla legge sull'equo compenso, al problema delle querele temerarie. Perché un giornalista sottopagato non è un giornalista libero, è un giornalista, tra virgolette, potenzialmente ricattabile. Quindi chiediamo che si affronti tutta la vertenza del mondo dell'informazione, anche per quanto riguarda i finanziamenti. Non devono essere più a pioggia, bisogna finanziare le testate e le iniziative editoriali che fanno una sana e buona informazione. E quindi chiediamo che il governo trovi uno spazio per poter occuparsi anche del mondo dell'editoria e dei giornalisti, perché svolgiamo un ruolo fondamentale nella società. Siamo uno dei pilastri della democrazia, la libertà dell'informazione e l'indipendenza dell'informazione.